taglio del nastro del rinnovato centro di riabilitazione di Lamon. 2 anni e mezzo di lavori con i pazienti trasferiti all'ospedale di Feltre. Ha riaperto i battenti l'ospedale grazie ad un investimento complessivo di 5,6 milioni di euro. 4 di questi garantiti dal Fondo dei Comuni di Confine e la restante parte dalla Regione Veneto. Ristrutturazione avviata a giugno 2021 grazie all'impegno dell'allora direttrice generale dell'ULS Dolomiti, Maria Grazia Carraro, ricordata con affetto in questa occasione. Un ottimo lavoro di squadra. Dal punto di vista istituzionale l'abbiamo visto, l'ho sottolineato, parlo appunto dei finanziamenti che sono arrivati a questo ospedale, ma poi non bastano i finanziamenti, bisogna mettere a terra i progetti e qui è entrata in campo la squadra dell'azienda, una squadra fatta di persone, di uomini e donne veramente all'altezza di sviluppare le progettualità come abbiamo visto. Veramente un bel lavoro di squadra che mi fa sottolineare questo spirito, questo orgoglio bellunese che c'è qua. Noi abbiamo un grande bacino e una grande richiesta, ci occupiamo di disabilità neurologiche, ortopediche e di vario tipo. Abbiamo bisogno di questa struttura perché ci dà la possibilità di offrire quello che la gente chiede, cioè avere un'autonomia che sta perdendo. 70 posti letto in totale, 7 per l'unità riabilitativa territoriale, adeguamento degli impianti, piscina, palestra, un centro per rilievi e servizi fondamentali per chi vive in montagna. Investimento importante ma anche un presidio importante, ricordiamolo che è stato fortemente voluto anche nelle ultime schede del 2019 come centro riabilitativo aziendale dell'azienda US Dolomiti, ma non solo, perché insomma sappiamo che ospita anche pazienti che vengono da altre aziende sanitarie, proprio perché ti trovano un contesto di professionalità, di attrezzature all'avanguardia. Una sanità che è ancora centrale in montagna, un investimento importante di oltre 7 milioni di euro, ma soprattutto ricordiamolo, questo sarà un centro di riferimento per la riabilitazione sul quale investiremo almeno 4 milioni di euro all'anno. È un investimento sull'eccellenza, sulla capacità di attrarre personale qualificato, di formarne, di avere un nome importante e di poi rimanere all'altezza di quel nome. Come ospedale e come comunità, perché le due cose davvero convivono. Verso metà gennaio il trasferimento dei pazienti da Feltre al nuovo ospedale di Lamon.